Benvenuti su Viral News. Mediaset, stop improvviso a Gerry Scotti, la decisione shock di Pier Silvio. Prima di continuare iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Mediaset ha preso una decisione scioccante riguardo a Gerry Scotti, a sorpresa di molti. Recentemente, Scotti ha iniziato a utilizzare molto i social network, condividendo momenti della sua vita e producendo contenuti che hanno conquistato gli italiani, specialmente i giovani. Su Instagram e TikTok, due delle piattaforme più amate, i suoi contenuti hanno ottenuto un successo immediato. Inoltre, ha condotto la nuova edizione de La Ruota della Fortuna, senza far rimpiangere l'amatissimo Mike Bongiorno. Secondo la stampa nazionale, alcuni ritengono che Scotti debba fare spazio alle nuove generazioni. Sembra che Pier Silvio Berlusconi abbia recepito questo messaggio dai fan e dai critici. Il CEO di Mediaset ha deciso di fermare la partecipazione di Scotti a Io Canto Generation, probabilmente per rinnovare il cast. Inoltre, lo scorso 2 giugno è stata fermata anche l'edizione speciale de La Ruota della Fortuna. Queste decisioni pesanti indicano che Pier Silvio sta cercando di ascoltare i telespettatori per offrire contenuti al passo con i tempi. Non è chiaro se la gente sia davvero stufa di Gerry Scotti, ma la decisione è stata presa. Nel frattempo, Pier Silvio ha confermato Scotti alla conduzione di Caduta Libera, un quiz game di Canale 5. Inoltre, saranno trasmesse anche le repliche de Lo Show dei Record, sempre condotto da Scotti. Nonostante le recenti decisioni, Gerry Scotti rimarrà comunque una presenza fissa in televisione. Il pubblico potrà continuare a vederlo in queste trasmissioni di successo. I cambiamenti voluti da Pier Silvio Berlusconi possono sembrare drastici, ma sono mirati a mantenere Mediaset rilevante per tutte le generazioni. Il futuro televisivo di Gerry Scotti appare comunque solido. Gerry Scotti ha dimostrato di sapersi adattare ai cambiamenti, sia sui social che in TV. La sua versatilità e popolarità rimangono indiscusse, garantendo che continuerà a intrattenere il pubblico italiano. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Ciao e al prossimo video!